Benvenuti a Terre di Confine, il podcast a cura di 800 Oscuro e Maurizio Panizza, dedicato alle storie dimenticate del Trentino Alto Adige Sud Tirolo tra fine 800 e primi anni del 900. Buon ascolto. Sono Maurizio Panizza, giornalista e scrittore trentino. Da qualche anno riporto alla luce storie dimenticate che narrano di vita e di morte, di avventure e di guerre, di amori e di emigrazione. Sono storie, le mie, che nascendo in una provincia di confine spesso si allargano anche ad altri territori, raccontando di persone e di società che ancora oggi possono insegnarci qualcosa. Vicende semplici oppure intricate, unite però dalla meraviglia della scoperta di un Trentino sconosciuto, a volte dimenticato, ma sempre un Trentino a cui voler bene. Inauguriamo questo primo episodio di Terre di Confine, un podcast che vi condurrà in un viaggio attraverso le storie dimenticate del Trentino Alto Adige su Tirol, in un'epoca di confine e di trasformazioni. Parliamo di una regione che tra l'Ottocento e la prima metà del Novecento non era solo una linea di separazione tra mondi apparentemente diversi, ma un vero e proprio ponte culturale che univa il mondo tedesco e quello italiano. Attraverso le cronache dell'epoca e il ricordo collettivo di un popolo di frontiera, esploreremo vicende che hanno lasciato nel tempo segni indelebili. Vite, destini, tragedie che meritano di essere raccontate. Un lavoro di ricerca prezioso che è anche alla base del libro Trentino da raccontare di Maurizio Panizza, ancora oggi testimone di quei luoghi e delle loro storie. Oggi vi porterò alla scoperta di una vicenda tra le tante che hanno solcato le montagne e le valli di questa terra che mi ha molto colpita. Mettetevi comodi, lasciatevi trasportare dal respiro di questi racconti e fate spazio alle voci di chi, molto tempo fa, ha vissuto, amato, sofferto in questa terra di confine. È durato quasi un secolo il silenzio che avvolge un efferato omicidio che ebbe luogo in Trentino, lungo un sentiero di montagna che dalla chiesa di Montalbano di Mori porta a Nomesino, un piccolo paese della Valle di Gresta. Se lo si percorre ancora oggi, si giunge nei pressi di una località chiamata Prea della Farina, imbattendosi ben presto in una vecchia lapide. Sulla pietra sono incise queste parole: qui cade colpita a morte da mano assassina il 31 ottobre 1929 Beltrami Chiarina, nata Curti, danni 42. Chi legge prega per lei, i figli posero. È infatti proprio lungo quel sentiero che Chiarina venne ferita a morte da uno sconosciuto. Quella stessa lapide, qualche tempo fa, è stata notata da Maurizio Panizza. Incuriosito, ha avviato una serie di ricerche e attraverso testimonianze e atti istruttori rinvenuti negli archivi del Tribunale di Rovereto e in quello della Corte d'Appello di Trento, nel comune di Ronzo Chienis di Rovereto e in quello di Mantova, ci ha dato oggi la possibilità di ripercorrere le ore precedenti e quelle successive alla morte della povera Chiarina, svelando i particolari delle indagini condotte ai tempi dagli inquirenti. Una storia dolorosa che ci riporta ad avvenimenti purtroppo comuni anche ai nostri giorni, che tocca temi importanti legati a condizionamenti sociali e alla violenza di genere. Dei pochi articoli che trattarono del fatto, Maurizio ha rinvenuto anche un numero dell'anno 2005 della rivista Campanò, dove si legge in una breve annotazione: la donna, residente a Nomesino, vedova di guerra e madre di quattro figli, tre maschi e una femmina, in una giornata piovigginosa sul confine fra Mori e Nomesino, fu colpita alla testa con un pezzo di ferro a forma di croce. Fu il messo del comune di Pannone a trovarla, ma non poté fare nulla per salvarla. Il paese fu sconvolto da quella terribile morte.
Il fatto poi che sul suo capo fossero state trovate quelle strane ferite a forma di croce, come potrete immaginare, aveva dato il via alle ipotesi più inquietanti e fantasiose circa un possibile delitto compiuto a scopo rituale o addirittura satanico. A distanza di così tanti anni, siamo invece convinti che la sua storia reclami ancora, se non una giustizia ormai improbabile, quantomeno un minimo di verità. Partendo da un cippo abbandonato in mezzo al bosco, proviamo a fare luce sulla triste vicenda di Chiarina. In quegli anni di grandi rivolgimenti sociali, Mori e la Valle di Gresta erano zone povere, paesi di contadini e soprattutto di emigranti. Si era usciti da poco dall'immane tragedia della Prima Guerra Mondiale, passando dall'Impero d'Austria al Regno d'Italia. Da 7 anni il governo del paese era in mano a Mussolini e al fascismo e la ricostruzione era ancora in atto. Il 1929 poi sarebbe passato alla storia come l'anno del crollo di Wall Street e della Grande Depressione, quella grave crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale con grandi ripercussioni anche durante i primi anni del decennio successivo. Come scopriremo a breve, anche per Chiara Beltrami l'impatto sulla sua vita quotidiana fu decisamente pesante. Ma seguiamo il percorso di ricerca di Maurizio Panizza, partendo dall'archivio storico della Biblioteca di Rovereto, fornita di emeroteca che consente di visionare i quotidiani dell'epoca. Un primo lavoro sulle fonti che sembrava essere abbastanza semplice, dal momento che l'omicidio era accaduto nel 29, un tempo relativamente vicino a noi, in piena epoca fascista. È utile ricordare al proposito che durante il regime tutti i giornali erano stati chiusi dalle autorità, per cui sostanzialmente l'unico quotidiano rimasto in Trentino era il Brennero, organo del Partito Nazionale Fascista. Al di là di questo, la speranza era quella di trovare comunque su quelle pagine qualche notizia utile all'inchiesta. Diversamente dalle aspettative, però, la sua ricerca era risultata vana. Né il giorno dopo l'assassinio, il 31 ottobre, né in quelli successivi risultavano notizie sull'evento nello spazio dedicato a Mori e alla Valle di Gresta, neppure in cronaca di Rovereto. Dopo aver sfogliato il Brennero in lungo e in largo, fino alle pagine del 31 dicembre, la speranza di trovare qualche indizio era praticamente sfumata. Se non che, quando ormai stava per rinunciare, nella cronaca di Trento del 5 novembre, saltò fuori un breve articolo che parlava dell'omicidio. Probabilmente c'era stato un errore di impaginazione, tanto più che la testata descriveva in maniera abbastanza dettagliata la cronaca dell'avvenimento. Il Panizza si era dunque rivolto al Tribunale di Rovereto e successivamente alla Corte d'Appello di Trento, alla ricerca dell'eventuale fascicolo giudiziario. Tempo neppure un mese, quello necessario a presentare l'istanza e ottenere risposta, il dossier era pronto per la consultazione. Il primo documento che apparve aprendo il grosso faldone fu un verbale della Legione Territoriale dei Carabinieri Reali, stazione di Mori, datato 1 novembre 1929, quindi 2 giorni dopo l'omicidio. In premessa si legge: verbale di lesioni gravi seguite da morte, riportate da Curti Chiara, vedova Beltrami, a scopo di rapina e di arresto di Buzzacchi Glauco Giuseppe come autore di detti reati. Dopo una ricostruzione tramite testimoni della scena del delitto, si scopre di più sull'identità di questo Buzzacchi. È nato il 19 febbraio 1890 in Mantova, colà domiciliato, residente in Rovereto, via 2 novembre 3, cementista disoccupato, venditore ambulante di stoffe a tempo perso e pregiudicato. Secondo il diluidetto, per truffa e già ricoverato da ragazzo in casa di correzione per furto. Ma torniamo nuovamente alla prima pagina del verbale, quella in cui il maresciallo maggiore Francesco Zande Giacomo della stazione Carabinieri a Piedi di Mori rivela particolari interessanti in merito alla vittima. Secondo la testimonianza di un familiare, infatti, scopriamo che Chiarina Beltrami era partita da Nomesino alle 8:30 e doveva recarsi a Mori per effettuare dei pagamenti.
Aveva preso con sé 500 lire in 4 biglietti da 100, uno da 50, 30 lire in argento e 20 circa in nichel e rame. Lo stesso testimone riferì poi che alcune settimane prima la povera donna aveva avuto una proposta di matrimonio da un venditore ambulante e che quasi in contemporanea l'uomo le aveva chiesto in prestito 300 lire per ritirare della merce a Milano. Aggiunse inoltre che la donna non aderì alla proposta di sposalizio e che non gli dette il prestito richiesto. Poi il verbale dei carabinieri prosegue così. Ci siamo immediatamente recati sul posto, vestiti della nostra divisa, e lì abbiamo interrogato un testimone che ci riferì di essere giunto nei pressi e di avere notato un tale Pizzini che sorreggeva la donna. Proseguita la strada e giunti in Pannone, abbiamo colà interrogato il messo comunale. Era lui che aveva trovato la donna per terra in mezzo a un lago di sangue, con la testa rivolta a valle, le vesti appena rialzate fino al ginocchio. Fra altre testimonianze troviamo anche quella del medico comunale, il dottor Enrico Less, che poche ore dopo il delitto dichiarò ai carabinieri di avere esaminato la donna e di averla trovata affetta da ferite da arma da punta e taglio nella parte superiore della testa, alla fronte e all'avambraccio sinistro, nonché affetta da commozione cerebrale e da forte anemia per il sangue perduto. Di tutte queste ferite verrà predisposto in accordo coi periti del tribunale uno schizzo dettagliato depositato anch'esso agli atti. Le indagini proseguirono. Ritornati a Mori abbiamo appreso dai titolari della birreria Montalbano che la Curti era una assidua cliente del loro esercizio e quella stessa giornata era stata là verso le 10:45. Chi vi aveva consumato un vermouth pagandolo con una lira. Era poi partita subito per Nomesino. C'è poi un'importante deposizione, quella di Gisella, unica figlia femmina di Chiarina. Secondo lei, la madre, che non era deceduta immediatamente, alla sua domanda diretta se fosse stato il Buzzacchi a ridurla in quello stato, non potendo parlare, aveva però annuito col capo, in segno affermativo. I carabinieri in poco tempo rintracciano l'indirizzo del sospettato, ed è così che già nel pomeriggio del 1° novembre, a poche ore dal fatto, giungono a Rovereto in via 2 novembre, trovando il Buzzacchi in quella che oggi viene comunemente chiamata la Casa dei Turchi, a ridosso del torrente Leno, dove l'uomo da qualche tempo era ospite del fratello e della cognata. Giuseppe fin da subito nega qualsiasi addebito, affermando che quella mattina si era alzato verso le 11 e dicendo di aver speso il suo tempo prima recandosi al sindacato fascista, poi dal calzolaio e infine all'osteria delle Due Colonne. Tuttavia il verbale dei carabinieri riporta che al sindacato non poterono confermare con certezza che fosse passato. Il calzolaio, Luigi Villa, aveva riferito di non averlo visto assolutamente nella mattinata e il proprietario dell'esercizio Le Due Colonne ribadì a sua volta che nell'orario indicato dal Buzzacchi non lo avevano proprio intravisto. La cognata, interrogata a parte, aveva detto ai carabinieri che l'uomo si era alzato verso le 9, 2 ore prima rispetto a quanto aveva dichiarato. Fu tratto in arresto per omicidio e tradotto a Mori dai carabinieri. La mattina del giorno seguente, alla stazione dei carabinieri era arrivata una missiva dal medico. Il sottoscritto medico comunale, si legge, attesta che Beltrami Chiara, di anni 43, ferita d'arma da taglio come risulta dall'attestato, è morta al 31/10/29, ore 24, per anemia acuta e commozione cerebrale, senza mai aver ripreso conoscenza. Firmato dottor Enrico Less. Facciamo un passo indietro per conoscere un po' meglio la vita quotidiana di questa donna. Sappiamo con certezza che nel corso della sua esistenza si era decisamente rimboccata le maniche. Una madre coraggio che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, mentre il marito, Kaiser Jäger, era già prigioniero in Russia, faceva parte infatti dell'impero austro-ungarico, era stata costretta a partire come profuga in Boemia assieme ai 4 figli e a una 50ina di suoi compaesani. Nel 1919, rientrata a Nomesino a guerra finita, aveva atteso invano il ritorno del suo sposo. La sua ultima lettera era stata spedita il 20 agosto 1918 da Kirshanov,
poi più nulla. 5 anni dopo perse ormai le speranze. La donna aveva avviato la procedura per ottenere la dichiarazione di morte presunta dopo aver preso in mano le redini della famiglia, dandosi da fare per continuare ad allevare da sola i suoi figli e fornire loro di che vivere. Determinata, anzi decisamente emancipata, una donna di famiglia economicamente sopra la media, che era riuscita a diventare indipendente, sapeva destreggiarsi bene nei campi, così come negli affari coi creditori, con il comune, la cooperativa e la cassa rurale. Fin troppo libera forse per l'epoca, tanto da attirare su di sé la malignità delle bigotte e l'invidia di chi quell'autonomia la apprezzava sommessamente in privato, ma poi la condannava in pubblico. Ma c'era anche un ma che probabilmente angustiava la donna: il fatto di essere ancora, dopo 10 anni, una vedova per così dire presunta, legata alle regole religiose e sociali imposte dal tempo e di conseguenza ancora sottoposta al controllo della comunità. Era già accaduto che qualche prigioniero di guerra fosse rientrato al paese anche dopo molti anni di assoluto silenzio. Per la gente del posto risultava dunque libera di lavorare per il sostentamento della famiglia, ma non libera, eventualmente, di ricostruirsi una vita con un altro uomo. Su Giuseppe Buzzacchi qualcosa in più ce lo rivela un altro verbale dei carabinieri. Si legge statura media e corporatura snella, capelli corti, castani, colorito bruno, con guance infossate e dentatura irregolare, con mancanza dell'incisivo sinistro. Inoltre, ricordando come la famiglia fosse di povere condizioni economiche, con 5 figli e il padre morto già nel 1900, troviamo scritto che l'imputato nel 1904, all'età di appena 14 anni, risultava assegnato alla casa di correzione Patronato San Martino di Firenze. In seguito, nel 1905, era stato condannato dal Tribunale di Mantova a 3 mesi e 15 giorni di reclusione per furto. Recluso di nuovo nella stessa casa di correzione, fu scarcerato nel 1908. Emigrato in Svizzera, nel 1910 venne condannato a 2 anni di esilio per lesioni dal cantone di Lucerna. Nel 1921 dalla Corte di Appello di Brescia, 2 anni di reclusione per truffa. E nel 23 ancora dal Tribunale di Mantova a 30 giorni per contravvenzione al foglio di via. Non esattamente uno stinco di santo. Tutto sembra deporre contro l'arrestato, incluse alcune testimonianze secondo le quali quella mattina, poco avanti a Chiarina, era stato visto proprio lui su quel sentiero. Era stato visto in realtà un uomo che, seppur nascosto da un berretto calcato sulla fronte, poteva corrispondere all'imputato. Di certo un forestiero, comunque, avevano dichiarato i testimoni, perché altrimenti lo avremmo riconosciuto. Inoltre, la figlia Gisella aveva affermato che, anche quando era andata a trovare la madre morente la notte in cui poi aveva esalato l'ultimo respiro, lei con un filo di voce le aveva nuovamente indicato il Buzzacchi come unico responsabile. C'era però un problema. Il certificato medico attestava che, in considerazione delle gravissime ferite riportate alla testa, fosse assai improbabile che la vittima avesse ripreso conoscenza. Cerchiamo di capire qual era la relazione tra Chiarina e Giuseppe. Sfogliando ancora il dossier della Corte d'Appello, Panizza ha ritrovato 2 lettere molto significative. Sono quelle che Chiarina e Giuseppe si erano scritti una 15ina di giorni prima dell'omicidio, dopo essersi incontrati per caso il 3 ottobre a Mori, nell'osteria di una certa Luigia Poli. Era dunque una conoscenza fresca. Dalle loro parole, scritte a volte in un italiano approssimativo, si comprende che tra i due era da poco iniziata quella che sembrava a tutti gli effetti una tenera relazione e che a breve si sarebbero incontrati di nuovo. Forse Chiarina, proprio perché Giuseppe era forestiero, aveva visto in lui un uomo libero da quei condizionamenti che la gente del posto le faceva invece pesare, o quantomeno sembrava dimostrarle di sentirsene estraneo. Anche se dobbiamo ribadire che poco fa vi ho detto che un testimone aveva commentato la richiesta di denaro di Giuseppe a Chiarina. Che intenzioni aveva quell'uomo? Aveva davvero buone intenzioni oppure aveva trovato una donna da circuire facilmente?
Sta di fatto che sulla base dei numerosi indizi raccolti, i carabinieri lo trasferirono al carcere di Rovereto. Nei mesi successivi, l'istruttoria proseguì senza novità sostanziali, a parte il fatto che venne confermato da un ulteriore testimone l'avvistamento di Giuseppe su quel sentiero. I testimoni affermeranno anche di aver notato che portava con sé una lunga asta di ferro, quella che sarebbe stata poi usata per l'aggressione. Un residuato di guerra a sezione triangolare, divelto da una recinzione di campagna poco distante. Circostanza questa che farà finalmente sfumare la fantasiosa pista del delitto di natura rituale o esoterica. Giuseppe Buzzacchi, proclamatosi sempre innocente e sinceramente legato alla vittima, rimase in cella in attesa di giudizio, fin quando non ci fu un colpo di scena. Vennero sentiti nuovi testimoni, che dichiararono di aver visto l'imputato a Rovereto la mattina del 30 ottobre, dalle 10 alle 11.45, esattamente alla stessa ora in cui sopra Mori veniva consumato il delitto. Neppure i testi che mesi prima avevano sostenuto con convinzione la somiglianza tra il Buzzacchi e l'uomo notato sul sentiero erano più così certi delle proprie dichiarazioni. In più, anche sul vestiario indossato quel giorno dall'assassino, le risultanze dell'istruttoria furono discordi. Chiaro il vestito e il berretto notati dai testimoni oculari, scuri entrambi quelli usati solitamente dal Buzzacchi, secondo quanto ribadirono le ultime testimonianze. Alla fine di febbraio le accuse iniziarono a scricchiolare e per questo motivo il sostituto procuratore del re, Cavalier Grisoli, formulò la richiesta di scarcerazione. Per il Buzzacchi sembrava giunta la liberazione, ma non fu così. Nonostante il parere a lui favorevole, restò ancora chiuso in carcere, in quanto l'accusa aveva richiesto un supplemento di istruttoria. A questo proposito è interessante un'accorata istanza di scarcerazione che presentò il suo difensore, che era l'avvocato napoletano Leone Ventrella, del foro di Rovereto, che si rivolse al procuratore con queste parole: «Se chi ha mancato piega il capo di fronte alla pena, chi è innocente come il Buzzacchi rischia di impazzire vedendo persistere l'errore, che non certo al magistrato può ascriversi, ma che il magistrato è l'unico capace di riparare». Il ricorso dell'accusa una settimana più tardi venne respinto, non essendo emersi nuovi elementi di reità che consigliassero la riapertura dell'istruzione. Si giunse così alla chiusura di questa istruttoria. La sezione d'accusa presso la Corte d'Appello di Trento smontò pressoché tutti gli indizi a carico del Buzzacchi, in particolar modo la presunta accusa fatta in punto di morte da Chiarina, in quanto, seppur veridica nella sua obiettività, non può essere presa in seria considerazione, atteso lo stato fisico della paziente e delle gravi lesioni alla testa. Per questi motivi, concludeva il dispositivo, dichiara il non luogo a procedere per insufficienza di prove nei confronti dell'imputato e ordina la sua immediata scarcerazione. Così Glauco Giuseppe Buzzacchi riconquistò la libertà il 19 aprile 1930, quasi 6 mesi dopo il suo arresto. Qualche giorno più tardi prenderà le sue poche cose e all'insaputa di tutti salirà su un treno con un biglietto di sola andata per la Francia, dove rimarrà per 20 anni, forse nelle fila della regione straniera. Quello che è certo, comunque, nella complicata incertezza di seguire le tracce di soggetti senza fissa dimora, è che rientrerà a Mantova nel 1953, ospite da lì in poi in strutture d'accoglienza per persone con disagio sociale. Morirà nella città lombarda il 28 luglio 1961, a 71 anni. Chiarina Beltrami, dopo la sua morte, sarà invece condannata all'oblio, colpevole di aver infranto le leggi della comunità, intrattenendo una relazione giudicata clandestina con quell'uomo che molti, fin da subito, avrebbero voluto a tutti i costi condannato per lavare l'offesa e la vergogna gettata su quella povera famiglia e sull'intero paese. Giustizia non ci fu mai per Chiarina, e il dubbio se il suo neoamante fosse stato anche il suo assassino sarebbe rimasto per sempre senza risposta, svanito nelle pieghe del tempo e della memoria, lasciando dietro di sé, a testimonianza di quell'assurda tragedia, solo una piccola lapide grigia,
quasi illeggibile, lungo un ripido sentiero nel bosco.